Squon e Gafak sono i nomi d'arte dei tre writers denunciati dalla polizia locale di Venezia per i reati di imbrattamento e danneggiamento continuato. Il più anziano dei due a Pordenone ha anche un negozio, il suo nome d'arte è un marchio che utilizza per vendere i suoi prodotti. L'indagine ha portato l'attribuzione a questi tre soggetti di moltissimi episodi. Al solo ZR, il veneziano, ne sono stati attribuiti 36. Oltre al materiale per disegnare, nell'appartamento che il writers lagunare divideva a Roma con altri studenti, sono state trovate sostanze stupefacenti. Quella dei writers è una sorta di comunità che usa la rete per comunicare e preparare i suoi blitz. La rete dei writers hanno una loro comunità di collegamento, però non lavorano assieme, normalmente lavorano da soli. Se un tempo i writers avevano un'etica che preservava monumenti e città d'arte, oggi sembrano essere più così. Sono colpiti un po' tutti, abbiamo avuto anche un deturpamento della colonna del Tollaro, insomma, abbastanza evidente che non ci sono preclusioni. Per la legge imbrattare un muro di Venezia è come imbrattare la tela di un grande pittore. Tutta Venezia, tranne pochissimi posti, è soggetto a vincolo paesistico e a vincolo monumentale. Questo riguarda anche alcuni luoghi storici della terraferma, ad esempio Piazza Ferretto. Il comune si costituirà parte civile, chiederà i danni e invita anche i privati che abbiano avuto danneggiamenti a fare altrettanto. Chi vuole manifestare la propria tendenza artistica con i graffiti lo può fare in luoghi appositamente pensati. Siamo disponibili, come l'abbiamo già fatto anche in tempi molto recenti, vedisi il Parco della Bissuola, di dare luoghi, ma anche aprire tavoli di confronto per attività di questo tipo. Proprio per sensibilizzare la città e le istituzioni su questo problema, gli aderenti di Venezia.com nel mese di dicembre avevano compiuto un'operazione simbolica di copertura di questi disegni.